Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Questa volta, come notate, Marco non ha la barba. Volevo dire, c'è mia moglie, no? Non c'è Marco. No, a parte gli scherzi. Questa volta continuiamo con la saga del bimbi. Pam, 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 pam. Perché? Perché abbiamo pensato di fare dei regali di Natale senza spendere troppi soldi utilizzando il nostro amico in cucina. Siamo un po' in ritardo effettivamente con l'uscita di questo video, ma non vi preoccupate, tempo 2 ore e fate i regali di Natale. Quindi ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da non perdere ogni video che noi andiamo a caricare. Ma detto questo, amore mio, lanciamo la nostra sigla! Allora amici miei, vediamo la prima idea che mi è venuta. Pensavo di fare un sale aromatizzato allo zenzero e al lime. È un sapore delicatissimo, molto particolare, soprattutto indicato per le pietanze a base di pesce. Il primo sale andremo a fare quello aromatizzato allo zenzero e lime. Ecco qui gli ingredienti. 100 g di sale grosso, io ho utilizzato quello dolce di cervia, uno dei più rinomati, poi potete utilizzare quello rosa dell'Himalaya o semplice sale grosso da cucina, 2 g di zenzero e la scorza, senza la parte bianca, di un lime. Ma vediamo il procedimento. Ovviamente ho già cercato sull'applicazione scaricata sul telefono la ricetta, ho cliccato oggi cucino in modo tale che il nostro bimbi cosa mi dirà? Andando nel menu principale vado a vedere nella mia settimana cosa ho scelto di cucinare proprio oggi e mi trova la ricetta dei sali aromatizzati. La clicchiamo, iniziamo a cucinare. Preriscaldiamo il forno a 50 gradi. Michele, puoi per favore accendere il forno? Grazie. Non insisto, è lei il padrone. Inseriamo nel boccale 100 g di sale grosso. Azzeriamo la tara. Andiamo avanti. Lime, la scorza senza la parte bianca di un lime. Io cosa faccio? Utilizzo il pelapatate, che così la parte bianca rimane proprio fuori. Utilizzando la parte del pelapatate, quella liscia, non quella zigrinata, comincio a tagliare la scorza del lime. Come vedete, la parte bianca zero, non ce n'è. La parte bianca darà praticamente, se inavvertitamente la prendete, darà il sapore amaro, quindi fate molta attenzione a questa cosa. Il lime con la scorza e il lime pelato. 2 g di zenzero pelato. Posizioniamo il misurino. Prima di farvi vedere la magia, ci tenevo a farvi vedere la consistenza del sale. È sale grosso, ok? Vediamo cosa fa di magia il nostro bimbi. Posizioniamo il misurino. Andiamo avanti. 15 secondi alla massima velocità 10. È un po' rumoroso, ve lo dico, non fatelo quando dormono i bambini o i vostri mariti. Ecco qua, cliccando avanti si apriranno i manici e ci consentirà di aprire il coperchio. La magia è la polverizzazione del nostro bimbi. Ragazzi, questa è stata una delle cose che mi ha colpito di più. Il sale completamente polverizzato è stata una delle proprio dei motivi per cui mi sono innamorata del bimbi, insieme allo zucchero, lo zucchero a velo. Da zucchero è diventato zucchero a velo. Questa è la consistenza, perfettamente, vedete, un sale. Adesso procederemo a metterli in vasetti sterilizzati e poi vi faccio vedere come decorarli. Ora è il momento di trasferire il nostro sale polverizzato nella teglia forno. Fate attenzione alla spatola e alle lame, perché comunque possono rovinare la nostra spatola. Trasferiamo tutto il composto, così che per 15 minuti in forno a 50 gradi verrà assorbita tutta l'acqua o l'eventuale umidità. Così il nostro sale saremo sicuri che non si appiccicherà nel vasetto. Lo stendiamo per bene. Una volta raffreddato, trasferiamo il nostro sale in vasetti a chiusura ermetica, precedentemente sterilizzato. Abbiamo riempito il nostro vasetto, mi raccomando, sempre sterilizzato, e via. Ecco il nostro risultato. L'ho addobbato un pochino
con un bel fiocco rosso ho fatto la mia etichetta. Magari vi potete divertire insieme ai vostri bambini a decorarlo, volete mettere un bel regalino ai nonni, da fare ai nonni con la grafia dei vostri bambini? Secondo me è un'idea carina, è originale soprattutto. Eccoci qui, sono tornato anch'io nell'inquadratura, non sono servito praticamente a nulla, come al solito quando si tratta dell'ambito cucina, io non servo assolutamente a nulla! Dopo aver fatto outing su questa cosa... Possiamo proseguire dicendo che se volete fare un rinforzino come regalo, un qualcosa di originale da accompagnare magari ad un altro tipo di regalo, ma volete far sì che la manualità e diciamo la parte più creativa di voi nell'ambito culinario venga fuori e avete delle persone che sanno apprezzare tutto questo, beh, secondo noi il Bimby vi può aiutare in tutto questo e nel giro di mezz'ora, massimo 40 minuti, e avete tanti barattolini, perché adesso la Tania vi ha fatto vedere un solo barattolino, ma con il quantitativo che abbiamo preparato di sale si possono fare più barattoli. Esatto, soprattutto un'idea originale, come dicevo potete sbizzarrirvi con i vostri bambini nella decorazione, nelle etichette, insomma secondo me è una cosa originale un po' diversa dai soliti regali, la cravatta, le calze, la sciarpa, è una cosa che perlomeno si può accompagnare appunto come dicevi tu ad altri tipi di regali. Diciamo che si può anche prendere magari un cestino piccolino in bimini e esatto, creare più aromi di questo tipo di sale, quindi magari avete tre tipologie di aromi da poter inserire in questo cestino di bimini con la paglia. Esatto, perché secondo me farete una bella figura. Consiglio veramente, se avete in casa il Bimby, di esplorare tutte le ricette, perché veramente ce ne sono un'infinità. Io passo le serate a leggere e ad avere degli spunti creativi, proprio perché ha delle belle idee originali e soprattutto alla portata di tutti, anche tua. Vabbè, diciamo che è anche a portata mia, ma non so se avete notato, già da questa parte si sta sciogliendo il Bimby, a contatto con me vicino. No, a parte gli scherzi ragazzi, speriamo che questa rubrica, che è un appendice della tecnologia, perché comunque il Bimby è un'espressione massima della tecnologia in cucina, vi possa piacere. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Volevo ringraziare quell'iscritto che ci ha annotato qui sotto che la moglie ha iniziato a sfregolare per avere anche lei il Bimby e pregandoci di non fare altri video. Mi dispiace, io ho mia moglie che fremeva per farvi vedere questa cosa. Ripetiamo, l'abbiamo fatta un po' in ritardo perché ci sono state un po' di vicissitudini anche con altri video da preparare e quant'altro, però non vi preoccupate, basta veramente poco e potete fare una gran figura. Detto questo ragazzi, io ringrazio Tania per la sua disponibilità in questo video. Ringraziamo Bimby, anche se con me non ha un buon rapporto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!